Riparte il settore del wedding, ma gli invitati a feste e cerimonie dovranno dimostrare di essere vaccinati, di essere guariti dal Covid o aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti. Mentre è ancora allo studio il numero massimo di partecipanti, questo lo deciderà il Comitato Tecnico Scientifico. Chi controllerà che 100 invitati abbiano un tampone a 48 ore o una Green Pass? Cioè la procedura, perché poi burocraticamente è tutto semplice, però praticamente è complesso gestire questa cosa all'interno di una cerimonia. È che fondamentalmente noi dobbiamo solo affidarci sul buon senso e sul senso civico, perché tutto questo è ingestibile, non si può controllare, non abbiamo, cioè voglio dire, noi il tracciamento non riusciamo più a farlo ormai da un po' di tempo sul discorso dei tamponi, ma come si può pensare di fare un tracciamento per un ricevimento privato? È assurdo, secondo me non c'è fattibilità proprio da un punto di vista pratico. Il problema è proprio questo, che magari per non sbagliare molti anche quest'anno rinvieranno l'evento e quindi ci sarà anche quest'anno, credo che presumibilmente salterà la stagione con tutte le conseguenze che ne possa comportare, a meno che appunto in questi 15-20 giorni si possa avere una maggiore chiarezza. Ma c'è anche un altro settore che sta messo anche peggio ed è quello delle luminarie. Per loro è il caso di dire ancora non si intravede una luce. L'appello di Natascia Botticella al governatore De Luca. Darci la possibilità di lavorare sempre in sicurezza, sempre ridimensionati, perché abbiamo l'intelligenza di comprendere che non si può fare quello che si faceva 2 anni fa, però non darci neanche una possibilità, una voce, ma tagliarci completamente fuori come se non esistessimo, questo no, anche perché anche noi ci siamo adoperati, cioè anche le nostre aziende si sono adeguate a quelle che sono le normative Covid, abbiamo fatto fare dei corsi ai dipendenti, abbiamo attrezzato quelli che sono i mezzi per andare a lavorare, poi però fondamentalmente non siamo mai usciti di casa, ecco, questo è il ragionamento. Allora una possibilità, cioè dateci una possibilità.